Allora, ciao amici, no, e continuiamo subito con il lavoro qua. Allora, un po' di gomma pane. Un po' di gomma pane che c'è da aggiustare questo giro di ombre. Un po' qua in alto sulla testa, ho fatto un po' lo sfondo oggi, adesso un attimo il 6B, faccio da aggiustare tutto lo sfondo nero a modo. Non ci devono essere spazi chiari, ma questo è un nero abbozzato che poi diventerà vero nero, ecco. Sto lavorando con la luce del soffitto e con la luce alla mia destra, tutte le luci non bisogna che trovi nel modo di girarmi, casomai avere delle luci più di vantaggio, ecco, per vedere meglio il lavoro. Comunque adesso sto lavorando col 6B, sempre col 6B ben appuntito. Quindi siamo un attimo a lavorare su quest'occhio qui. Allora, quest'occhio qui di sinistra, la foto sempre vicino.
Ecco qua. Sempre con adesso con la Micromina 2B sto lavorando. E alterno il lavoro, no, di queste delle matite con il lavoro della gomma pane. Adesso prendo un attimo la gomma elettrica. Bisogna un attimo di capire una cosa qui, che la griglia, anche se in modo impercettibile, ma va a ora con lo sfumino sto andando a, ok, piano 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 piano, si va a spalmare un attimo questo nero qua. Si potrebbe anche andare a lavorare sulla barba fra poco. Adesso uso lo sfumino piccolo, questo è come fine.
La parte di sinistra del volto sarà la prima ad essere terminata. Quindi di conseguenza anche lo sfondo, tutto il resto, lo sfondo dovrà mettermi lì con gli occhiali da vicino. Visto che la vista piano piano sta calando, e togliere tutte le macchie chiare, un po' andrò a rendere più omogeneo con la grafite, uno sfumino, un pennello. E qui, piano piano, piano usando questa gomma, vedete ora è sporca, no? Ora anche, anzi, c'è anche la cambella di carica. Vi faccio vedere come si fa. Questo ormai è il fine. Allora, ecco qua. Questa è la ricarica nuova, eh? Vedete? La tengo sempre con le altre, ce n'ho ancora un po'. Qua.
Sì, ci dovremmo essere. Ma qui. Ok, si va un attimo Ok. Sto cercando il giusto punto di luce qui dell'occhio che poi alla fine porterò molto probabilmente avanti con accentuerò con noi potremmo portare avanti un po' anche quest'altro occhio, tutto da aggiustare. Un occhio di destra, vediamo un attimo. Il tatuaggio ce la faccio, intanto lo vado a riprendere, un po' di passaggi.
Ok, un pochino. Ok. Questa è una ruga o una cicatrice. Qui la griglia la lascio proprio. C'è tutto il naso da aggiustare.
Ora un po' di queste macchie. Ok, scusate, stavo disegnando il tatuaggio. Che poi sarà questo finirà quasi da ultimo. Anche tutta la parte del tatuaggio con i pori della pelle.